Vi proponiamo adesso nel prossimo servizio le interviste al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, al Presidente di Arlef Eros Cisilino in merito alla conferenza sulla lingua friulana che si terrà la prossima settimana. Sentiamo. Credo che la conferenza sulla lingua friulana sia un momento fondamentale, prima di tutto per la difesa e il rilancio dell'identità e della specialità della nostra regione. Questo Consiglio regionale, questa amministrazione ha fatto molto negli ultimi anni sul solco di un'attività che era già partita alcuni anni fa. Penso al Teatro Stabile in Lingua Friulana, penso al grosso sostegno ad Arlef, alla Filologica, a tutte le associazioni culturali, un grande lavoro fatto anche dalla Chiesa per difendere, in qualche modo divulgare la lingua e farla vivere. Le cose che si possono fare in futuro sono, secondo me, fondamentalmente quelle di rendere la lingua attuale, cioè utilizzata dai giovani per il tempo che stiamo vivendo, e quindi in qualche modo dotarla anche di terminologie che parlino alla tecnologia, alla scienza. Su questo un grande lavoro l'ha fatto il professor Strassoldo con una linea editoriale, ma penso anche al grande lavoro che possiamo fare insieme a RAI, che è cominciato e che prevede già adesso alcune ore proprio in lingua friulana trasmesse dalla TV. Ci auguriamo che queste aumentino, diventino anche informazione in friulano, perché appunto dobbiamo rendere la vita presente all'interno delle nostre famiglie e delle nostre comunità, con un'attenzione specialmente ai giovani. Ci aspettiamo una grande partecipazione, questo sarebbe già un bel primo risultato, ma sono certo che comunque verrà conseguito. La partecipazione può essere sia in persona, che quindi partecipando proprio alla conferenza in maniera fisica, ci si può prenotare, oppure anche online. Le proposte che vengono avanzate verranno discusse, chiaramente in seduta stante, ma possono essere sviluppate anche in modi successivi, e soprattutto una delle cose interessanti è che il piano di politica linguistica può accogliere anche queste proposte e può svilupparle in questi 5 anni, ma anche con monitoraggi di più corto tempo, e quindi può anche dare quei risultati di monitoraggio che tutti noi ci aspettiamo, proprio per capire in che direzione ci stiamo muovendo. Avete sentito nella nostra prima parte del notiziario le interviste ai presidenti Zanin e Cisilino in merito alla conferenza stampa sulla lingua friulana che si terrà la settimana prossima. Intanto è stata presentata questa mattina. Sentiamo adesso l'intervista al consigliere regionale Emanuele Zanon. Sentiamo. Questa è una delle sfide più importanti che riguardano tutte le lingue minoritarie, le minoranze in genere, e quindi anche il friulano, è quello della demografia, cioè abbiamo una popolazione che sta invecchiando e una denatalità, e questo provoca, si riverbera anche sul prosieguo di una lingua che ha bisogno invece di rinnovarsi continuamente, non solo dal punto di vista della trasmissione, quindi un altro problema è quello dell'omologazione, un po' che il nostro mondo comunicativo ci porta ad avere, preservare quindi la lingua, le radici, le tradizioni, la storia, ma anche attraverso appunto la trasmissione alle nuove generazioni. Ecco, è un punto fondante, quindi dobbiamo su questo fare delle profonde riflessioni e cercare appunto di trovare anche delle soluzioni.